Come ci è arrivato? Non l'avrei assunto se non fosse in gamba. Giusto. Perché tu hai un enorme rispetto per lui. Magari conosceva la risposta perché la domanda non era difficile come credevi tu. Forse la verità è che tu stai perdendo colpi, non che lui è in gamba. Tu fingi di opporti al sistema, fingi di essere un ribelle. Dici che detesti le regole. Poi però che cosa fai? Impuni tutte le tue regole alla società. E la regola fondamentale è dire la cruda, sacrosanta verità nel modo più duro e brutale. E al diavolo i sentimenti degli altri. Succeda quel che deve succedere. E chi non la pensa come te è un vigliacco. Ma ti sbagli. Non è da vigliacchi non dare a qualcuno dell'idiota. Le persone non sono gentili e piene di tatto per educazione. No, lo sono perché hanno un briciolo di rispetto. Perché sanno che possono commettere errori e che le loro azioni avranno delle conseguenze e che saranno responsabili di quelle conseguenze. Perché ci tieni tanto a non sembrare umano, House? L'orso è sveglio. House, ti dobbiamo parlare. Come facevi a sapere che ero sveglio? Allarghi le narici quando dormi. Che dici? Non è vero. D'accordo, ho mentito. Il test è negativo. Lo sapevi? Premonizioni. Non ha un tumore. Non sappiamo ancora perché ha la febbre così alta, né perché la lingua è tanto ingrossata. Adesso Chase lo sta facendo.